La sera del Venerdì Santo, all'interno della Basilica della Resurrezione, per tradizione si celebra la processione funebre di Cristo. La liturgia è presieduta dal custode di Terra Santa, padre Pier Battista Pizzaballa. Nella Cappella del Calvario viene proclamato nelle diverse lingue il Vangelo che narra la passione del Signore. Successivamente vi è il suggestivo rito della deposizione di Cristo dalla croce. In un clima di preghiera e commozione. Si scende quindi alla pietra dell'unzione, dove il padre custode unge il corpo di Cristo con profumi ed erbe aromatiche. Secondo la narrazione di San Giovanni, Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo e portò una mistura di mirra e aloe. Essi presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici. Nel luogo dove era crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo. Là, dunque, deposero Gesù.